Ciao a tutti, oggi prepareremo insieme dei croissant senza glutine e senza lattosio, croissant alla francese. Cominciamo a preparare i croissant. C'è una prima preparazione che consiste nel fare una pasta brioche, che è la pasta brioche alla francese, per cui metterò adesso in questa planetaria tutti gli ingredienti secchi. Metterò la farina, lo zucchero, il sale e la gomma santano. Azioniamo la planetaria perché mi piace far respirare un po' la farina, quindi faccio girare sempre qualche minuto a secco. Allora, adesso che abbiamo fatto ossigenare un po' le farine e tutti gli ingredienti secchi, passo a preparare la seconda parte dell'incorporamento degli ingredienti, cioè del lievito che andiamo a sciogliere dentro il latte. Sciogliamo bene e lo lasciamo anche riposare un attimo, perché così il lievito si riprende. Sciolto il lievito, lo lasciamo riposare in 10 minuti. Nel frattempo incorporiamo le uova. Dovremo mettere due uova intere, quindi completamente bianco e rosso insieme. E poi un terzo un tuorlo. L'albume che avanza io poi lo unirò con del latte e lo utilizzo per spennellare alla fine i croissant prima di metterli in forno. Ora che le uova sono state inserite nell'impasto e ha un aspetto leggermente granuloso, possiamo inserire il latte dove è stato sciolto il lievito e diamo ancora qualche minuto di giro al mixer. Ora abbiamo raggiunto la consistenza morbida e leggermente appiccicosa dell'impasto. Che lavoriamo ancora un pochettino sulla spianatoia. Questa è sempre farina senza glutine. Questa è la pasta brioche. Ora la rendo una pallottolina e la lascio riposare qualche minuto mentre preparo quello che è importante invece per la seconda parte della preparazione, cioè il burro. Allora, per la seconda parte invece della preparazione, quella importante con la sfoglia, prendiamo due fogli di cartoleata, sono comodi per evitare che si appiccichi la margarina, e disponiamo la margarina tagliata a pezzetti in questo modo qua, perché dobbiamo ricavarne una mattonella rettangolare che incorporeremo poi all'impasto a brioche. Mettiamo sopra un secondo foglio di cartoleata e con un mattarello cominciamo a schiacciarlo. Per renderlo più facilmente, diciamo, regolare, vi potete aiutare con una spatolina, come faccio io così, fino a che non avremo un rettangolo soddisfacente. Più o meno lo spessore è mezzo centimetro. E direi invece che le dimensioni dei bordi sono intorno ai 20 cm circa, un quadratino. Adesso lo incorporiamo nella pasta brioche. Allora, riprendo la mia palletta precedentemente arrotolata. Avrà riposato già un quarto d'ora circa. E incomincio lentamente a stenderla. Con delicatezza perché, essendo senza glutine, c'è sempre un pochettino di rischio che si rompa. E ne devo ricavare un rettangolo. Allora, passiamo a incorporare il burro nella sfoglia. Attenzione, questa è davvero una fase molto delicata, quindi c'è da gestire con grande cautela l'impasto. Allora, posizioniamo al centro la mattonella e poi procediamo a chiuderla nell'impasto in modo che non fuoriesca. Allora, adesso la mattonella è qua dentro, incominciamo a incorporarla. Vi consiglio di non stirare l'impasto, ma di cominciare a picchettarlo un po' per volta, in questo modo qua, in modo che si spezzi dentro e incominci a legare con la parte invece più solida. Quando avrete spianato un pochettino già, sentite che il burro sotto il mattarello si scioglie, si incomincia a tirare l'impasto, in questo modo qua. A questo punto procediamo con la piegatura classica della pasta sfoglia, quindi a tre pieghe, il che vuol dire che i lembi vanno sovrapposti in questo modo qua e
viene stesa per almeno 3 volte la pasta sfoglia con questa tecnica qua. Quindi di nuovo si picchetta sopra l'impasto. Quando si sente che sotto il mattarello un pochino si sta sciogliendo, si procede a tirare la sfoglia. Seconda piega come prima e la si gira sempre dallo stesso verso, quindi attenzione che l'apertura, diciamo, della piega sia sempre dallo stesso lato, quindi io la apro sempre a destra. Terza e ultima piega, di nuovo come prima. Se vedete che l'impasto è un po' troppo morbido, come sta anche capitando a me, prima dell'ultimissima stesura, che è quella che arriverà poi a creare il croissant, la si fa riposare ancora una mezz'oretta in frigo. Abbiamo fatto riposare la pasta in frigo per una ventina di minuti in modo che non risulti più appiccicosa. Adesso procediamo a stenderla per porzionare il croissant. Allora, la sfoglia andrà allungata e allargata tanto da ottenere, diciamo, una striscia che può essere lunga intorno ai 50 cm e alta una ventina. Allora, io utilizzo anche la spatolina come misuratore, questa è l'altezza giusta. Sono state 2 spatoline, questo qui è più o meno una base di 10 cm. 40, facciamo 4. Questo adesso invece serve per creare l'apice dei triangolini che saranno poi quelli del croissant. Allora, rotella da pizza. Abbiamo creato la misurazione per avere i triangoli per i croissant, procedo a tagliarli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allora, questi sono i triangolini classici del croissant. Un'altra cosa che vi consiglio di fare sempre è quella di fare una piccola incisione sulla base, che serve poi nel momento in cui li arrotoliamo per allargare un pochettino la forma del croissant. E comincio a farcirli. La farcitura è una crema al cioccolato. Se volete restare nell'ambito del senza lattosio, potete anche creare una sorta di ganache di cioccolata scegliendo del cioccolato fondente con un po' di latte vegetale. Allargate bene i lembi della base e incominciate lentamente ad arrotolarli fino a ottenere la briochina. Prima di mettere i croissant in forno è quello di spennellarli con albume d'uovo e un po' di latte vegetale. Questo permetterà al croissant di essere più brillante e quindi non solo di essere molto buono, ma anche molto bello da vedere. Per la cottura vi consiglio di non attendere troppo tempo dal momento in cui sono stati fatti, nel senso non fateli lievitare fuori dal forno, perché altrimenti potrebbero rompersi durante la cottura. Meglio invece metterli subito in forno a 200 gradi un 10 minuti in modo che abbiano, come si dice, la botta di calore e crescano bene, e poi ulteriori 10 minuti perché finiscano di cuocere. I croissant sono pronti, sono ancora caldi. L'unica cosa da fare ancora è mettere un po' di zucchero a velo. Posso anche aprirli. Potete notare che sfogliano esattamente come quelli che hanno glutine. Quindi vi consiglio di provare questa ricetta, perché è un'ottima ricetta, anche se un pochettino difficile, ma dà grandissima soddisfazione.